Porte aperte in fila sotto il palco questa mattina al Teatro Comunale di Siracusa in Ortigia per la conferenza stampa tenuta dal sindaco Francesco Tali a tutti coloro che hanno contribuito a portare a termine i lavori. Dopo un lungo percorso, infatti, questa mattina luci accese per presentare anche la nuova stagione teatrale al Teatro Comunale di Siracusa. Ha aperto l'incontro il sindaco, che con soddisfazione ha annunciato la messa in sicurezza del teatro. Infatti sull'argomento ha poi passato la parola al comandante dei Vigili del Fuoco, che ha affermato l'attestato di agibilità del teatro. Un percorso di recupero durato anni, quello per la riapertura del bene culturale della città, che dopo l'iter di tutte le autorizzazioni adesso concesse, vede prendere vita con una stagione teatrale ricca di appuntamenti. È stato infatti l'assessore comunale alla cultura Fabio Granata ad elencare il cartellone dal titolo La Luce, il teatro, che vede vari spettacoli che si svolgeranno sul palco dello storico teatro. Tante le date già anche a dicembre, dal primo è infatti una Lectio Magistralis di Marco da Milano su Aldo Moro e la fine della politica italiana. Il 3 L'Abisso, uno spettacolo di Davide Enia. Altra data importante per l'11 dicembre, infatti le scuole incontreranno Fiammetta Borsellino per evidenziare la luce del magistrato Paolo Borsellino. Il 16 sul palco del teatro ci saranno I racconti del mare. Chiude il mese festivo Filippo Mancuso e Don Lollò di Andrea Camilleri e Giuseppe Di Pasquale. Infatti ci saranno due date per questo spettacolo, il 21 e il 22, che vede protagonisti Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina. Da dicembre ad aprile dell'anno nuovo, quindi spettacoli che daranno nuovamente vita ad un teatro per troppo tempo rimasto chiuso alla cittadinanza. Presente all'incontro per la presentazione degli spettacoli in programma per la nuova stagione teatrale, anche il neo sovrintendente dell'INDA, Antonio Calbi, che collaborerà al cartellone teatrale, infatti sarà l'INDA a chiudere la stagione teatrale.